Come ti chiami? Allora, Schinko Keldau, io. Fai parte di qualche sindacato? Sì. USB. USB. Sei andato a Roma? Sì. Secondo me gli incidenti hanno deviato il senso della manifestazione, che era tutt'altro. Cioè il debito pubblico che le banche, che sono compiti le banche, e tutto il resto, il precariato, così dispiace che questi incidenti e televisioni adesso ne approfittano per deviare il discorso sugli incidenti che purtroppo ci sono stati, ma il senso della manifestazione era tutt'altro. Tu come l'hai vista, come l'hai vissuta la manifestazione? Ma la manifestazione io l'ho vissuta bene, nel senso che una manifestazione così era un po' di tempo che non si vedeva, e che ne dicono 200.000, ma per me si era più di 500.000, e anche il fatto che poi abbiamo deciso di andare al Colosseo ed evitare incidenti, e il fatto che proprio noi siamo per la manifestazione, per me pacifica. Senti una cosa, tu hai visto i ragazzi? No. No, dicono, no, i ragazzi, gli altri, non quelli degli scontri, quelli che hanno fatto gli incidenti. I giovani che erano nel corteo. Ah, sì. Come ti sembravano? No, ma gli altri si erano normali come noi. Cioè, appunto, io abbiamo sentito degli incidenti solo via SMS, perché nel nostro tratto non si è visto nulla. Ma questi ragazzi sembravano convinti di quello che facevano? I giovani, parliamo dei giovani. I giovani che sfilavano, i giovani che sfilavano. Sì, sì, che convinti di che bisognerebbe non pagare debito pubblico, perché sono fatte da banche. Il clima che girava tra i giovani era di contentezza, felicità? No, era normale, cioè un disagio normale, ma senza andare alle violenze. Pensi che bisogna fare altre iniziative tipo quella? Certo. Parliamo un po' di Fiat, ecco, visto che sei un cazzo integrale. Questo è un dramma, perché appunto io sono uno, ecco, il piano Marchionne si rispecchia bene in me, è dal 14 febbraio che a oggi ho lavorato 5 giorni e a stabilimento chiuso. Secondo te per quale motivo ti fanno lavorare solo 5 giorni? Perché intanto hanno fatto tipo dei lager, cioè lager, cioè, non sto scherzando, di gente che ha dei problemi, l'hanno messi, cioè io in poche parole sto lavando i vetri le macchine, anzi ho un secondo lavoro, perché se chiude mi metto agli incroci e faccio concorrenza a quelli che lavorano in vetro. Il tuo lavoro in Fiat qual era? Era sequenziamenti un po' più in là, e poi da un anno e mezzo che ci hanno messo in un reparto, cioè proprio ci hanno parcheggiato, nel senso che oltre che hanno parcheggiato già da un anno e mezzo, per cui già lo sapevano in anticipo cosa andavano a fare. Per il stabilimento chiuso posso immaginare che sono un operaio scomodo, appunto perché sono dell'USB. Sei delegato? No, faccio parte del coordinamento. Mirafiori.